È un'occasione per essere sempre vicini alla gente, per dimostrare concretamente con la nostra dedizione, col nostro sacrificio, che cosa significa essere a disposizione ed operare per il bene della gente. Per la prima volta l'Arma dei Carabinieri celebra Vittoria la Virgo Fidelis, la patrona della Benemerita, prima con la cerimonia eucaristica nella Basilica di San Giovanni Battista officiata da Monsignor Paolo Urso e al termine in Piazza del Popolo con la scopertura del bassorilievo alla memoria del brigadiere dei Carabinieri Salvo D'Acquisto, medaglia d'oro al valore militare servo di Dio. D'Acquisto nel novembre del 1943 si immolò per salvare la vita a 22 ostaggi innocenti che i tedeschi minacciavano di fucilare. Tutti esempi di che cosa significa fare il carabiniere a disposizione della gente, perché la gente deve capire che i carabinieri saranno, soprattutto in questo momento di difficili congiunture economiche, sono vicini a loro, non solo come forza dell'ordine, ma anche come forza sociale. Durante la scopertura del basso rilievo, opera dello scultore modicano Santino Garofalo, il vescovo di Ragusa, Monsignor Paolo Urso, ha voluto dire che la figura di Salvo D'Acquisto, che la sua generosità, debbono essere da esempio per le future generazioni. Anche perché mi piaceva mettere in correlazione la Vergine Maria, che è chiamata la Vergine Fedele, e la figura di Salvo D'Acquisto. Potrebbero sembrare due figure, e lo sono per molti versi, tanto lontane e tanto diverse, eppure c'è un profondo legame tra la Madonna fedele, colei che ha colto il progetto di Dio nella sua vita e ha risposto con grande generosità, e la vita di questo giovane che ha colto il segreto della vita. Il segreto della vita è l'amore. Una vita vale se c'è amore, una vita senza amore è morte. E Salvo D'Acquisto, attraverso anche il sacrificio della sua vita fisica, ha dato una testimonianza di grande amore, ed ecco perché la sua vita diventa testimonianza chiara per tutti noi e per tutti i tempi. La cerimonia sta per dedicata al maestro.